L'importanza della retrocompatibilità di One con Xbox 360, criticata sul momento da molti per via di una lineup povera, senza contare le maliziose considerazioni legate al fatto che nessuno volesse rimettere mano a giochi vecchi, divenne poi chiara a tutti nel momento in cui Xbox One X arrivò sul mercato. La console mid-gen, infatti, ha avuto e sta continuando ad avere un privilegio non sottovalutabile: rendere fruibili al massimo del loro splendore certi videogiochi che non hanno mai visto la luce su PC o che su console hanno raggiunto il picco della loro popolarità. Pensiamo ad esempio all'originale Red Dead Redemption, ai vecchi Halo e Gears of War o a molti altri. E ci ha permesso di rivalutare in positivo anche altre esperienze che credevamo ormai dimenticate e da non recuperare più. Fra queste rientrano a buon diritto Final Fantasy XIII e i suoi seguiti, XIII-2 e Lightning Returns. Mettiamo un attimo i puntini sulle i però. I tre Final Fantasy che hanno dato vita al progetto, poi rivelatosi tristemente fallimentare, della Fabula Nova Crystallis, non sono affatto capolavori immortali e verranno ricordati con affetto solamente da una ristretta cerchia di fan che sono riusciti a mettere da parte la sofferenza di vedere tre capitoli che, pur concettualmente simili, in pratica erano molto diversi da Final Fantasy XII, dal 10 e da quelli ancora precedenti. Il principale motivo che ha portato alla loro disfatta e a un successivo tentativo, purtroppo in parte riuscito, di damnatio memoria da parte della critica è presto spiegato, e non solo per loro demeriti. Quello in cui sono arrivati sul mercato era infatti il periodo del boom dell'open world, un periodo in cui ogni altro sviluppatore e produttore di videogiochi era impegnato in una corsa spietata e anche un po' folle verso il realismo più sfrenato e la continua ricerca di nuove possibilità. Final Fantasy XIII, invece, prediligeva una strada ben più conservativa in senso generale, sebbene, e i suoi seguiti ancora di più, parecchio sperimentale all'interno della sua serie di appartenenza. Di conseguenza, non essendo sostanzialmente né un capitolo innovativo per il medium, né in grado di soddisfare appieno i suoi fan storici, attirò su di sé una quantità di odio che andava ben oltre quello che avrebbe meritato. Ancor più dei suoi seguiti, che in parte migliorarono la situazione e in parte anche involontariamente la peggiorarono. La tredicesima fantasia finale prestava il fianco ad una struttura eccessivamente scriptata e fondata su un battle system che in realtà non era nulla di eccessivamente rivoluzionario, mentre l'esplorazione dell'overworld, componente essenziale in qualsiasi JRPG, era pressoché inesistente. Ciò ha contribuito a farlo sembrare un titolo ben più scarno di quel che in realtà era. Uno fra gli elementi di cui questi videogiochi hanno letteralmente vissuto era il maestoso character design, fra le cose migliori che siano mai uscite dalla mano di Tetsuya Nomura e che, se già all'epoca riusciva efficacemente a far da contraltare a diversi problemi, sparato a 2160p assume una connotazione ancor più marcata. Sarà probabilmente forte affermare qualcosa di simile, ma l'eliminazione di tutti i problemi tecnici evidentissimi su Xbox 360 ha compiuto il miracolo e ha fatto sì che i tre giochi di Toriyama riuscissero a risplendere sotto una luce del tutto nuova. Provare per credere. Abbiamo avuto come l'impressione di essere entrati in un antiquato cinema d'essè per guardare un vecchio film anni 70 o 80, al quale abbiamo reagito con «Ehi! Ma sai che non era poi così male?» Mentre ci perdavamo di nuovo nelle vaste pianure, foreste e città di Pals e Cocoon, ok, forse nelle città un po' meno, pensiamo esattamente a questo. E ci troviamo così a ringraziare nuovamente Microsoft per l'ennesima volta in pochi anni per aver dotato di una retrocompatibilità la sua console, mossa che in modo retroattivo non solo ha avuto il vantaggio di rendere obsolete le versioni PlayStation 3, anche di quei pochi titoli multipiattaforma in cui la console giapponese se la cavava meglio, ma è servita soprattutto come monito per tutti a non ripetere gli errori del passato, con codici sorgente di videogiochi piuttosto importanti, senza fare nomi, persi per strada e una memoria storica pressoché assente. Final Fantasy XIII e i suoi seguiti non saranno Red Dead e Fallout 3, ma anche per questo motivo il restauro che hanno subito ce li ha riconsegnati in fulgida mostra e più belli che mai. Questa politica criticata da molti all'epoca si sta rivelando lungimirante sul lungo periodo, volta ad essere il più possibile all inclusive e a non voler lasciare indietro nessuno, soprattutto chi, come i brutti anatroccoli della serie Final Fantasy, in realtà meriterebbe una seconda chance. È una linea che tutti dovrebbero imparare a seguire e a far propria, anche fra la concorrenza. Visto quanto accaduto negli ultimi tempi, infatti, oggi non si può più pensare a una libreria Switch o PS4 non compatibile con le successive console di Nintendo o Sony.
per una Microsoft impegnata a rincorrere per troppo tempo, uscirsene per prima con una nuova idea che dovrà essere imitata da tutti, è già una vittoria.